Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Sul canale 17 del Digitale Terrestre c'è la rassegna stampa Occhio ai giornali. Oggi è mercoledì 22 novembre. Allora, partiamo dal santo. Oggi è una santa molto importante, una santa che conosciamo tutti. Oggi è Santa Cecilia. E Santa Cecilia è la patrona dei musicisti, nata a Roma nel 200 circa. Il sole è sorto alle 7:11 e tramonterà alle 16:37 minuti. Il tempo per la giornata di oggi, secondo le previsioni della Protezione Civile delle Marche, per oggi sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento, venti da sud. Domani, giovedì 23, ancora cielo parzialmente nuvoloso, con temperature stazionarie in lieve aumento. Venerdì, più o meno, giornata fotocopia e peggioramento lieve per le giornate di sabato e domenica. Allora, si è parlato ieri, tra le tante cose, nell'appuntamento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che si è tenuto ieri appunto a Pesaro, si è parlato dell'arretramento della ferrovia Adriatica, un arretramento che sembra ad oggi impossibile, ma in realtà Matteo Ricci dice sì, è possibile, ne ho parlato con il ministro Del Rio. Ricci disegna la Pesaro 2030 e punta anche su palazzi storici e benessere. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, dove a centro pagina invece c'è l'altro appuntamento importante che c'è stato invece nella mattinata, organizzato dopo quello che è successo, le svastiche disegnate sul cartello della scuola elementare Anna Frank. Svastiche a scuola, gli studenti alzano la voce, diario di Anna Frank, maratona di lettura in sinagoga, il ministro Fedeli scrive ai ragazzi, protagonisti giovani di 7 istituti superiori. Poi le notizie di cronaca, il Fano si rinforza insieme a Fautario, arriva pure Sosa, doveva essere annunciato ieri il nuovo direttore sportivo, in realtà l'annuncio è stato di 2 giocatori per rinforzare la squadra granata che, come ben sapete, non naviga in buone acque in classifica, è ultima. La notizia in esclusiva invece sul Corriere Adriatico di oggi è questa, che riguarda Fano, una lite tra vicini sul vialetto di casa, una donna tramortita da un pugno. Sul posto la polizia, scattata la denuncia, la figlia ha filmato la violenza, proprio come è successo ad Ostia nei confronti di un giornalista. Un pugno in pieno volto, scrive il giornale, a freddo, senza preavviso, come ad Ostia, anzi peggio, questa volta è stata colpita una donna, racconta Mauro Marchini, ex direttore di banca, oggi libero professionista nel campo delle costruzioni. La sua voce gronda ancora di rabbia, la donna colpita da un cazzotto tra zigomo e denti, infatti è sua moglie Donatella di 60 anni. Tutti i dettagli e i particolari nel giornale e nel pezzo di Gianluca Murgia, oggi in edicola sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico in esclusiva. Poi la pagina principale invece, sempre da Fano, taglia i servizi e turni gravosi, la regione non ci ascolta. Sit-in oggi dei sindacati all'area vasta e volantinaggio al mercato in centro storico. Giovanelli ha reso noto che per una mammografia una donna di 75 anni deve aspettare 2 anni e 2 mesi, davvero una vergogna. CGIL, CISL e UIL denunciano la mancanza totale di confronti, avanti con la mobilitazione. Poi sotto la cronaca, con lo schianto che c'è stato ieri sulla provinciale vicino Fenile, quartiere di Fano, schianto e carambola con 3 auto, 2 feriti, disagi alla circolazione, la provinciale per Carignano chiusa per 1 ora e mezzo. L'altra pagina del Corriere Adriatico, più di 10 sacchi di sporcizia in 10 metri di spiaggia, l'esito della pulizia del litorale di Arzilla da parte dei gestori del porto turistico. Arretrare la ferrovia ora è possibile. Ho già parlato, dice Matteo Ricci, con il ministro Del Rio per la Pesaro 2030 o 2030, Ricci affronta i suoi cavalli di battaglia, palazzi storici, economia locale e benessere. Al suo fianco tutta la giunta pesarese, ma anche i sindaci di Fano, Urbino e Vallefoglia con il presidente della provincia. Insieme dicono dobbiamo fare sinergie.
Svastiche alla scuola elementare Anna Franca, gli studenti alzano la voce, in sinagoga anche il prefetto Cincarilli, arriva il messaggio del ministro Fedeli. E poi da Fossombrone invece il TAR del Lazio, scusate, il TAR dà ragione al titolare delle pompe funebri di Fossombrone, chiaramente il TAR è delle Marche, è annullata dunque la delibera della regione. Illegittimo il limite dei 100 metri di distanza tra le strutture e le abitazioni, stabilito però solo nella regione Marche, ma mentre se si va nelle altre regioni, insomma, questa legge, questa regola non c'è. Questa è la sala del commiato di Fossombrone, quella che vedete nella fotografia, e secondo il regolamento non poteva stare a 100 metri sotto i 100 metri dalle abitazioni pubbliche, eccetera, eccetera. In realtà il TAR ha annullato questa delibera portata dal Consiglio regionale ed ora dunque questa sala potrà continuare il suo lavoro senza nessun problema, e quindi una vittoria per la EFI e un'agenzia funebre che appunto si trova a Fossombrone. Mentre la municipale, l'altra notizia che è pubblicata sul Corriere, la municipale ha trovato la nuova sede a Tavernelle. Per quanto riguarda la nuova sede del comando territoriale della Polizia Municipale per il comune di Colle al Metauro, sorgerà a Tavernelle, nel municipio di Serrungarina. La giunta infatti ha approvato il progetto di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva dei lavori per un importo complessivo di 100.000 euro. Dalla pagina della Valle del Cesano invece parcheggio sui binari morti, l'opera pronta a primavera, sopralluogo del sindaco Barbieri nel cantiere della stazione ferroviaria, verranno ricavati 67 posti auto, e Nicola Barbieri dice, sindaco di Mondolfo, daremo una risposta alle esigenze di tanti pendolari e turisti che hanno bisogno di parcheggiare quando vanno a prendere il treno. Il collettivo lancia l'accusa, l'università è militarizzata, il ragazzo denunciato alla laurea honoris causa al generale Toschi, luogo pubblico blindato. La libera Biblioteca De Carlo chiede chiarezza sull'incontro siglato tra l'Ateneo e le forze dell'ordine. Lo spaccio viaggia in autobus, sempre dal Corriere di Urbino. Nello zainetto c'era tanta marijuana, un 21enne sorpreso dai carabinieri mentre scendeva dal mezzo pubblico. Festa, e siamo nella pagina di Pesaro del Corriere, sono 11 le pagine pesaresi tutti i giorni sul Corriere Adriatico. Festa per 53 professori in pensione, grazie per il vostro impegno. Sindaco e assessore hanno accolto i docenti in comune. Che bel lavoro il vostro. Sono 53 questi insegnanti che sono andati in pensione. Ieri mattina hanno ricevuto nella Sala Rossa del Comune di Pesaro un attestato di ringraziamento dalle mani del sindaco Matteo Ricci e dall'assessore alla crescita Giuliana Ceccarelli per aver svolto uno dei lavori più belli del mondo. Aggiungerei oggi anche quelli più difficili, forse, visti i tempi. Troppi farmaci, scontro ASUR Medici di base. Fiorenzuolo convoca il pool di monitoraggio dopo le 45 multe elevate ai dottori di famiglia. Bartolucci dice al tavolo anche gli specialisti, perché sono loro che prescrivono i farmaci. Una mostra sui Della Rovere, siamo a terre roveresche, una mostra sui Della Rovere e il bel castello che fu di Lavinia, i due perni di un grande progetto culturale, e nasce l'itinerario della Colle Marathon. Andiamo sulla pagina di Senigallia, dove c'è la cronaca, tira calci e un televisore alla sua ex fidanzata, giudizio per stalking e violenza sessuale, un artigiano che è stato denunciato anche per tentata estorsione, ha cercato di ricattare l'avvocato della vittima. L'avvocato difensore Corrado Canafoglia dice c'era una relazione burrascosa ma non c'è prova delle lesioni. Apriamo adesso il resto del Carlino, centropagina, la fotonotizia mai dimenticare, dopo le svastiche alla scuola Anna Franca, l'incontro con gli studenti in sinagoga e viaggio della memoria al sacrario di Re di Puglia. Poi ancora dalla prima pagina, Ricci rilancia sulla ferrovia, lavoriamo per arretrarla, Pesaro 2030,
con aggiustamenti di linea, le Marche sono troppo piccole anche con l'Umbria, dobbiamo rafforzare i rapporti con Bologna, il sindaco va fatto di tutto, dice, per non perdere questa opportunità. Poi si parla del venerdì nero, degli sconti, all'americana, tutte le iniziative per cogliere le occasioni e poi la notizia di un odontotecnico che sta passando qualche guaio giudiziario. Perché? Perché prese la laurea in Albania, il dentista adesso si ritrova a processo, è la stessa università che inguaiò il Trota, il figlio di Umberto Bossi, lo Stato non riconosce, infatti lo Stato italiano non riconosce il titolo. Entriamo nelle pagine interne del Resto del Carlino, anche oggi sulla pagina di Fano si parla del monastero trappista a Montegiove, uno scempio per le nostre colline, l'ex sindaco Cicetti, ci sono vincoli paesaggistici e sismici. L'impresa Lungarini non esiste più, il Tribunale di Pesaro l'ha dichiarata fallita sotto il peso di 70 milioni di euro di debiti per i lavori alla Maddalena, la ditta attendeva da Palazzo Chigi ben 10 milioni di euro. E poi sport in affanno, tolti 22.000 euro al Fano Calcio. Bilancio, l'assestamento conferma il taglio ai contributi del 40%, nessuno escluso, la coperta è corta, come si dice, le somme recuperate saranno forse ridistribuite ad altre società. E poi, ancora dal Carlino, donata un'altalena, siamo a Pesaro, per bambini disabili, dedicata alla memoria di Sofia Rondina, dovrà essere posizionata nel Parco Giochi delle Cinque Torri. L'associazione Voci su Voci, di cui fanno parte i genitori di Sofia, scomparsa un anno fa. Ancora dal Resto del Carlino, da Fermignano, andava a spacciare viaggiando in corriera, arrestato un 21enne di Petriano, pensava di passare inosservato, scoperto dai carabinieri, è già stato processato. Poi l'impennata di multe invece con l'autovelox Trucam nell'Alta Val Metauro, siamo a Urbania, sono ripresi i controlli metodici, in parte interrotti nel 2016, 200.000 euro la cifra incassata nel 2017, il record minimo a Borgo Pace nel 2015, a Borgo Pace sono state incassate soltanto 33 euro in un solo anno. E poi la bellissima processione del Venerdì Santo, la Passio di Serravalle di Carda, in un documentario di Biagianti. Il filmato servirà anche a far conoscere meglio la complessità e la cura di un evento che tocca anche la fede. Si parla di turismo e territorio, l'amministrazione di Apecchio punta ad attrarre turisti con una serie di appuntamenti fissi. L'ultima pagina è quella di Urbino, sempre dal Corriere Adriati, dal Resto del Carlino, l'incaricato speciale, CUT contesta la scelta del sindaco Giuseppe Balduini alla gestione della Galleria Albani, mesi fa dicono insultò anche Aufreiter e Logli. Ecco, è scritto un titolo scritto su uno sfondo così si capisce poco e niente. Ok, allora noi ci fermiamo qua, la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 come sempre, questa sera invece alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia e poi, come ormai ben sapete, come annunciamo ormai da diversi giorni, c'è anche Primo Cittadino. Questa sera il Primo Cittadino sarà quello di Fano, ovvero il sindaco Massimo Seri. Se avete domande da fare, come sempre potete chiamarci in diretta allo 0721 86 14 33 e come sempre vi ricordo che le dirette, le telefonate in diretta hanno la precedenza sui messaggi di WhatsApp o SMS, ma se volete invece inviarci un messaggio di testo potete farlo breve, sintetico al 338 49 68 250. Questo numero è disponibile come sempre anche per le vostre segnalazioni con WhatsApp e non solo. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e ci vediamo questa sera.